Salve, oggi parleremo del genitivo sassone che si usa per indicare il possesso o il rapporto esistente tra persone. Come si forma? Si forma mettendo prima il nome del possessore e dopo la cosa posseduta. Se il possessore è un sostantivo singolare, come per esempio Mary, quindi la borsa di Maria, mettiamo Mary, apostrofo S e poi bag, che significa borsa. Se la cosa è posseduta da più persone, mettiamo il sostantivo plurale, l'apostrofo e la cosa posseduta. Per esempio, per dire i libri degli insegnanti, diciamo the teacher's books. Se si tratta però di un sostantivo plurale che è regolare, ci si comporta come se fosse un sostantivo singolare, quindi mettendo il sostantivo plurale regolare, l'apostrofo, la S e la cosa posseduta. Quindi per tradurre il giocattolo dei bambini diciamo The Children's Toy. Se parliamo di più possessori, si mette l'apostrofo con la S all'ultimo possessore. Per esempio, per dire la macchina di Maria e Giovanni, diciamo Mary and John's car. Quindi a John, che è l'ultimo possessore, si mette l'apostrofo con la S e poi la cosa posseduta. Ricordiamo che l'articolo prima della cosa posseduta viene sempre omesso. Grazie e alla prossima.